in collaborazione con e 30 in punto. Buonasera amici sportivi in diretta su TV Oggi Salerno, nuovo appuntamento con Zona Mista News. Buona festa dell'Immacolata, buone notizie sul fronte infermeria per la Salernitana, che dopo domani sarà chiamato un impegno probante al Matusa di Frosinone contro la formazione di Marino, seconda in classifica. Buone notizie, dicevamo, per quanto riguarda Alberto Ballini, che recupera in un sol colpo due infortunati che rischiavano di mettere in difficoltà lo schieramento tattico caro al trainer ex responsabile del settore giovanile della Lazio. Sarà 4-3-3 alla Matusa contro il Frosinone, ci sarà Pietro Terracciano, ci sarà Gigi Vitale, confermato il tridente con Rosina in prota, larghi esterni al fianco, ai fianchi di Massimo Coda. Ne parliamo con Emanuele Belardi, 20 anni di calcio ad altissimi livelli, a difendere i pali di Juventus, Napoli, Udinese, Regina, insomma. Se dovessi mettermi a elencare tutte le squadre, finiamo la trasmissione. Buonasera Emanuele. Buonasera, buonasera. Però Emanuele Berardi, un'istituzione a livello calcistico che non tutti sanno, o magari non si sa, che Emanuele Berardi è un conterraneo originario di Eboli, che ha spiccato il volo dal settore giovanile della Regina. Emanuele. Sì, sì, infatti sono un ebolitano, in pochi lo sanno forse, però sono un ebolitano. Però da giovanissimo sono andato a Reggio Calabria, dove ho fatto tutta la trafila. Settore giovanile con la Regina, dove hai conosciuto molti giocatori che sono gravitati, parlando fuori onda, insomma, anche se non hai mai giocato con la Salernitana, ma l'hai affrontata spesso e malvolentieri per noi, perché ci hai sempre bastonato da avversario, tanti giocatori. Lo stesso preparatore dei portieri della Salernitana, Gigi Genovese, è stato tuo preparatore con Roberto Breda alla Regina. Sì, in effetti parlando abbiamo scoperto questi associamenti. Queste analogie. Sì, sì. Però no, ci sono tanti ragazzi che abbiamo giocato contro, gli allenatori, vabbè, ma Salerno è stata sempre una piazza importante, quindi è stata sempre, ha avuto sempre dei giocatori importanti, quindi è normale che si incontrano in 20 anni di carriera, penso che sia normale. Emanuele, questa squadra sulla carta ha giocatori importanti, però se guardiamo la classifica probabilmente non riflette il valore dei giocatori. Tu di campionati di B ne hai fatti tanti e ne hai vinti altrettanti, credo, con Regina, con non so se con Pescara anche. No, con la Juve. Con la Juventus, col Pescara però hai giocato in B, avevi compagno di squadra Raffaele Schiavi. Sì. Insomma, si dice sempre un campionato di B difficile, questa squadra merita i 18 punti in classifica dopo 17 giornate? Sì, il campionato di Serie B è sempre un campionato strano, dove non sempre i valori rispecchiano la classifica, i valori dei giocatori. È un campionato strano dove con 3 vittorie ti trovi nei playoff, quindi è un campionato dove non bisogna mai mollare, perché quando ti senti di essere tranquillo ti trovi incasinato. Io credo che la Salernitana abbia una discreta squadra, possa tranquillamente ambire a qualcosa di più di 18 punti in classifica. Partiamo da un ruolo che insomma ti compete direttamente. Pietro Terracciano, 2 giorni di stop per torcicollo, stamattina per fortuna si è allenato regolarmente. Per un portiere in particolare, insomma, un po' di torcicollo, 2 giorni di stop precauzionali non mettono in discussione la preparazione atletica in vista del match di dopodomani al Matusa. Ma sì, credo che ce la possa fare. Il torcicollo magari al momento può dar fastidio per l'allenamento, perché andare a terra con un torcicollo per un portiere non è il massimo, però credo che al giorno d'oggi, con le nuove cure, le nuove tecnologie, non credo che si possa saltare una partita per torcicollo. Dai. Che preparatore è Genovese? Intanto è un ottimo ricordo di Gigi, al di là dello spessore umano, perché è veramente un'ottima persona, ma è anche un bravo preparatore dei portieri. È una persona che piace molto parlare con il portiere, piace instaurare un rapporto di lealtà, cosa che mi è rimasta impressa. Ho un ottimo ricordo di Gigi Genovese. E credo che sia importante soprattutto per il ruolo del portiere, no? Insomma, il rapporto... Assolutamente, perché comunque spesso il portiere è responsabile numero uno delle sconfitte oppure delle vittorie, quindi bisogna sempre avere un profilo giusto, no?
Però Gigi è una persona che ricordo veramente con grande piacere. Emanuele, invece, spesso Terracciano, forse anche per questo ballottaggio l'anno scorso con Stracoscia, in cui c'erano due numeri uno, non ha reso come ci si aspettava. Quest'anno, vuoi perché si sente più sicuro del posto, sta migliorando di partita in partita, però c'ha sempre qualche tallone d'Achille sulle uscite. Sono veramente un incubo per i portieri. Ma l'anno scorso era un portiere che comunque veniva da anni dove ha giocato poco, ragazzo del 91-92 se Sì. non sbaglio, quindi erano due ragazzi giovani che indossavano una maglia pesante, perché comunque non dimentichiamo che Salerno è una piazza importante, piazza che fa 10-12 mila spettatori minimo, quindi non è facile essere il portiere della Salernitana, però è un ragazzo valido che ha finito in crescendo l'anno scorso e quest'anno sta disputando un buon campionato secondo me. C'è un portiere da B per te? Ma sì, è un ragazzo che ci sta. E poi quando riguarda le uscite, adesso le velocità sono veramente veloci, cioè le palle sono veramente difficili, le palle alte, quindi c'è casino. Vedo tanti portieri in difficoltà sulle palle alte. È facile dire, è bravo. Se, dimmi un portiere oggi, no, quello è forte nelle palle alte. No, non è forte in porta. Cioè, di solito si dice, portiere bravo, tra i pali, nelle uscite è un po' incerto. Poi c'è anche la difesa che deve dare una mano al portiere, non sempre il portiere ha la difesa. Ecco, credo che anche il dialogo tra difesa e portiere siano importanti, ma c'è una zona che è off limits, che è di assoluta proprietà e dominio, si dice l'area piccola. Ma no, È così? No. quella è la classica leggenda metropolitana, Non è così. come a quando si diceva il portiere non può prendere mai gol sul palo suo, ma assolutamente, adesso ci sono dei tiri talmente forti, con delle traiettorie talmente particolari che anche il portiere non può fare veramente poco. Quanto incidono i palloni, che sono cambiate le velocità, hai parlato del, ma e i palloni invece? Adesso sono migliorati perché ci sono stati degli anni che l'avevano fatti veramente, che si muovevano tanto, e per il portiere era micidiale. Invece adesso hanno Hanno, corretto il credo tiro, che è il caso hanno, di si sono dire. stabiliti. Emanuele, invece abbiamo parlato un focus sul portiere, ovviamente sei diretto interessato. Sull'atteggiamento tattico, a Frosinone ci addentriamo tra poco meno di 48 ore, una partita delicata, un momento particolare, un tour de force in questo mese di dicembre contro la seconda in classifica, neo-retrocessa, con alle spalle un ribaltone tecnico, i cambi di atteggiamento tattico, i moduli, si passa dal 3-5-2, che è stato un po' il filo conduttore di Sannino, al 4-3-3, marchio di fabbrica di Bollini. Quanto cambia non solo nell'atteggiamento tattico della squadra, ma insomma anche nella capacità della ricettività dei giocatori? Io credo che quando si cambia allenatore la cosa importante è l'aspetto psicologico. L'allenatore nuovo non è che arriva in 2 giorni con la bacchetta magica e riesce a, purtroppo, riesce a cambiare tutto. Ci vuole adesso è importante l'aspetto psicologico, parlare con i giocatori, capire cosa non va, gli aspetti più importanti, le cose che non andavano. Adesso bisogna molto molto interloquire, secondo me. Però comunque sia, non dimentichiamo che adesso va a giocare a Frosinone, che è una squadra importante, allenato da un grande allenatore che ho avuto a Udine, Pasquale Marino. che fa giocare le squadre bene, ha una squadra importante, comunque che ha fatto Serie A, ha fatto un anno di B, il Come Frosinone. giocava con voi, Marino? Ma noi avevamo una squadra stellare con Marino, Pepe, Ricordo. Guaiarella, Di Natale, Floro Flores, Ilner, Era 4-3-3. 4-3 sempre noi, Che è stato il suo o marchio di fabbrica. 3-4-3 O addirittura. 3-4-3, esatto. Che è stato il suo marchio di fabbrica, Emanuele. Però vedi la capacità di un allenatore. Si è reso conto a Frosinone che aveva degli elementi per cui il 4-3-3 o 3-4-3 faceva fatica e oramai sta giocando 4-4-2 sistematicamente. Anche se forse con la Salernitana potrebbe cambiare qualcosa. Prima di addentrarci, vediamo il servizio che abbiamo preparato invece sulla probabile 11, oramai a questo punto acclarato, della Salernitana. Salernitana che si è allenata stamattina al Volpe, farà altrettanto domani nella seduta di rifinitura, sempre al campo a un tiro di schioppo dallo stadio Arechi. Il servizio subito dopo in studio con Emanuele Berardi.
Buone notizie dall'infermeria della Salernitana. Terracciano si riprende le chiavi della porta granata e Vitale regolarmente a disposizione del tecnico Bollini. A Frosinone ci saranno entrambi e proveranno a blindare una difesa che continua a registrare troppi passaggi a vuoto. Contro l'11 Ciociaro il trainer granata schiererà nuovamente il tridente. Anche stamani, nella seduta di lavoro che la squadra ha sostenuto sul sintetico del campo Volpe, l'allenatore ha approvato praticamente la stessa formazione scesa in campo a Bari, con l'unica eccezione di Vitale, appunto, al posto dell'adattato Luis Felipe, ancora alle prese tra l'altro con alcune noie muscolari. Vitale ha smaltito i postumi della botta alla caviglia che lo ha costretto ai box a Bari e sarà regolarmente in campo a Frosinone sabato prossimo. Stesso discorso per Terracciano che dopo due giorni di stop forzato causa torcicollo stamani è sceso in campo tra i pali della Salernitana. Per il resto formazione annunciata dunque, con Bollini che sta studiando anche le contromosse da opporre all'11 di Marino. Al Matusa sarà 4-3-3 con Perico e Vitale sugli esterni, Tui e Bernardini al centro. In mediana invece Busellato, Ronaldo e Della Rocca, con uno tra Rosina e Improta, pronti a dare una mano alla mediana nel caso in cui il Frosinone cambi pelle. I due esterni saranno comunque i Dioscuri di Massimo Coda in attacco. Stamani, nelle prove tra reparti a confronto, Bollini ha arretrato Rosina in una mediana a 4, con Busellato e Della Rocca centrale ed il giovane centrocampista brasiliano Kleber, in prova alla primavera della Salernitana che ultimamente sta facendo la spola con la prima squadra. Il sudamericano, una mezzala naturale, classe 2000, pare abbia lo stesso agente di Luis Felipe. Per il momento Bollini continua a considerare Laverone, Zito, Caccavallo e Donnarumma delle alternative al pacchetto dei titolari. Uno e più per reparto, tanto per intenderci, eppure tutti e quattro, per caratteristiche tecniche, potrebbero tornare utili alla causa granata, soprattutto nel 4-3-3, che è il marchio di fabbrica del tecnico. Fuori onda si parlava delle semifinali, del trascorso, dei trascorsi di Emanuele Berardi, insomma, mi stava rinfrescando la memoria e facendo ricrescere qualche capello, che veramente, insomma, hai giocato davvero con i più grandi, Emanuele. Il giocatore che ti ha più messo in difficoltà con i tiri, forse gli juventini perché li avevi in allenamento. Ci sono stati un paio di anni di... A parte io ho giocato pure contro Mihajlovic, e Mihajlovic aveva una, dal calcio d'anno tirava in porta, quindi... Però ti posso garantire che... Ecco qua, qualche immagine di Emanuele Berardi. Qui hai parato rigore a chi? Vedo a l'Inter. Cassano. A Cassano? Ah, hai capito. No, Sampdoria, comunque, Juventus. Sì. Mi è rimasta impressa una frase di Emanuele Berardi che quando... Insomma, che è citata anche su Wikipedia, che dei tuoi... Quanti anni hai alla Juventus, Emanuele? Due anni e mezzo. Hai detto, è vero, sono stato il secondo, ma sono stato il secondo del più forte portiere di tutti i tempi. Ancora questo? O Donnarumma potrebbe potenzialmente scalzare Buffon, no, secondo potenzialmente te? Potrà fare una grandissima carriera Donnarumma. Però io credo che attualmente il portiere più forte della storia è Buffon. Della storia? Della storia, sì, no. Anche Yashin, insomma. No. Altro calcio. No. Dicevi invece delle sassate di Mihajlovic? No, ma io mi ricordo i primi anni di Adriano. Adriano era spaventoso, sì. Adriano spostava lo stadio. L'imperatore? No, era l'uomo verde veramente. Hulk Adriano. Un po' di messaggi al nostro sito internet tvoggisaleno.it, al link zona mista news. Corrado ci scrive: buonasera, secondo me Improto è un ottimo calciatore, a corsa, velocità e un ottimo tiro. Nelle ultime partite è apparso poco motivato e forse fuori ruolo. Secondo voi come potrebbe rendere al meglio? Io dico più che poco motivato, probabilmente molto fuori ruolo, perché Improta anche nel Genoa, insomma, la storia di Improta dice che è un esterno offensivo, si è adattato molto al ruolo con grande duttilità. Però è un esterno offensivo. Ma il poco motivato non lo tollero assolutamente. Esatto, credo che faccia fatica a immaginarlo così. No, poco motivato non deve esistere nel nostro lavoro. Cioè, non... Ma credo che questo lo insegni anche ai bambini, perché tu hai due scuole calcio. Sì, assolutamente. Le motivazioni sono alla base. Io sono stato fortunato, ho fatto il lavoro più bello del mondo e grazie a questo lavoro io ho avuto la possibilità di girare il mondo, di laurearmi, di imparare l'inglese. Quindi il calcio è qualcosa che... veramente importante, è di bello, è un lavoro giocando. Emanuele, al di là delle alchimie tattiche, giusto che Bollini arriva e porta avanti il suo credo, cioè 4-3-3, e secondo te questa squadra può giocare con il tridente? I giocatori per fare il tridente ci sono, io penso che in casa soprattutto ci siano. Perché fai una differenza tra casa e trasferta? Sì, perché in trasferta il sacrificio è di più, se credo che sia, il sacrificio sia maggiore in trasferta. Invece in casa
Rosina fermo davanti te lo puoi permettere, secondo me. Esterno che rientra, tira in porta. Rosina, se rientra, tira in porta, se ti devi fare il segno della croce, almeno per quello che ricordo io. E tu l'hai affrontato in derby della Mole importante, sì, no? Sì, Rosina, un giocatore ha fatto una bella carriera, una carriera importante, che se sta, non dico al 100, ma all'80%, gli fa la differenza. Pubblicità per noi, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News in compagnia di Emanuele Berardi e insomma una sorta di film a ritroso, un calcio di altissimo livello che ci auguriamo di rivedere, soprattutto a Salerno, e di vedere. In diretta di nuovo Zona Mista News, le 20:47, 48, in compagnia di Emanuele Berardi. Emanuele, ti ascoltano, ti seguono i nostri tifosi da casa. Subito Corrado al nostro sito internet di oggisaranno.it, al link Zona Mista News, ci scrive: perché Buffon è il miglior portiere di tutti i tempi? Può migliorare Terracciano nelle uscite? Certo che si può migliorare, se si lavora bene si migliora sempre, si può migliorare anche a tarda età. Che poi, insomma, non è poi tanto. No, no, lui non è il suo caso, però dico, c'è sempre, se si lavora bene si può sempre migliorare. A proposito del lavoro, scusami, faccio un volo per andare, poi se vuoi possiamo rispondere su Buffon, però rischiamo di aprire troppo il ventaglio, ci vorrebbe non una trasmissione, ma veramente una cineteca. Si dice tanto, la Salernitana soffre maledettamente sulle palle inattive, a Bari prende 2 gol su palle inattive, difesa schierata. Con l'esperienza dei calciatori che ha, come è possibile? Come te lo spieghi? Perché non è un caso, è una triste costante. Cosa c'è? Mancanza di condizione psicofisica? Tanto è una questione, le palle inattive è una questione di concentrazione. E poi subentra l'aspetto psicologico. La paura? No, quando ti dicono sempre qualcosa che non va, tu dopo automaticamente ti fissi su quella cosa. Calciotano, cavolo. E quindi è un elemento addirittura negativo. Sì, perché poi quando no, la Salernitana soffre sulle palle inattive, poi automaticamente ti viene un inconscio che ti porta in difficoltà proprio in quel momento. Perché sai che potresti sbagliare. Certo. E quindi c'è una sorta di paura. Sì, subentra più un fattore psicologico. La paura subentra quando le cose vanno male, è normale. Però quando si tocca sempre quel tasto, le palle inattive, le provi, perché poi prendi gol e le provi, certo. Le riprovi. Cosa che ha fatto anche stamattina. La prima volta che prendi gol, poi mi è capitato purtroppo. Ah, quindi è una sorta di maledizione. È un boomerang pauroso. Senti, Emanuele, e invece sul Frosinone, tu hai detto la Salernitana può giocare col 4-3-3 anche se Rosina è fermo in casa, magari in trasferta guardarsi. No, io aspetta, non è che ho detto che Rosina è ferma, non è, cioè si può permettere in casa di avere anche un Rosina che torna di meno. Ecco, quello volevo, cioè, non è che fermo, perché sembrava che... Hai fatto bene a precisarlo. Non volevo. Rosina, fermo, non fermo, torna, non torna, in prota, coda, Donnarumma fuori, giusto così? No, quello non, io adesso non entro nello specifico del Donnarumma fuori oppure in prota titolare, perché comunque poi hanno preso un allenatore nuovo, lui... conosce bene le cose dello spogliatoio e del campo, quindi non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. A proposito di campi, mi ha fornito un assist Emanuele Berardi, che poi tra l'altro sei anche diretto interessato per certi aspetti, perché la Salernitana oggi doveva allenarsi al Merirosi stamani, poi si è spostata al Campo Volpe, a quanto pare le condizioni del terreno del gioco del Merirosi non hanno soddisfatto particolarmente Bollini, sembrerebbe che c'è stata o sarà fatta una risemina, le ataviche solite problematiche relative alle strutture sportive. Abbiamo preparato un servizio che credo sia meritevole di attenzione. Vediamolo e poi ne parliamo con Emanuele Berardi. Il Merirosi farà una risemina, il campo non sarà disponibile almeno per una settimana, la Salernitana si ritrova con il solo Volpe a disposizione. Gira e rigira, alla fine si ricade sempre sull'atavico problema dei campi, oramai cronico. Cambiano gli allenatori, restano i problemi delle strutture. Alberto Bollini, ultimo arrivato in casa salernitana, pare si sia fatto sentire. Primo punto all'ordine del giorno, questione Merirosi. La struttura, secondo quanto riportato stamani dal quotidiano Il Mattino, non sembra essere entrata
entrata nelle grazie del tecnico ed ecco che si procede ad una resemina del campo. Nel frattempo però staff tecnico e squadra pare abbiano comunque ricevuto l'input di continuare a lavorare anche a Ponte Cagnano. Resta però da capire per quanto tempo, ma non solo per i reclami del tecnico ex Lazio che potrebbero diventare incalzanti nelle prossime settimane. A quanto pare infatti ci sarebbe anche qualche problematica di natura economica secondo il quotidiano di Via Chiatamone, che ricorda anche la chiusura del rapporto con il centro sportivo Terzo Tempo di San Mango o anche della gestione della Rechi. Altra nota dolente. Altro punto all'ordine del giorno, uno dei temi caldi anche della precedente gestione Sannino, impossibilitato a poter svolgere almeno un allenamento a settimana sul proprio terreno di gioco, nella propria casa insomma, dove invece si può andare soltanto quando c'è un impegno di campionato, altrimenti nulla da fare. Un diktat che non piace neppure alla squadra, perché allenarsi al Merirosi o al Volpe non ti consente di lavorare nel migliore dei modi sulle richieste tattiche dell'allenatore di turno, tutta colpa di un'ampiezza che è totalmente differente da quella della Rechi. Resta capire adesso se l'eventuale richiesta di Bollini troverà un riscontro o almeno un punto di incontro. Infine, una questione rimasta in sospeso nel passaggio da Sannino a Bollini. Nello staff granata manca la figura del preparatore atletico. Dopo l'addio di Mellino, infatti, che insieme a Fiorin tra l'altro non ha ancora trovato l'accordo per la rescissione contrattuale, la casella del preparatore atletico è rimasta scoperta. Non è servito neanche l'arrivo di Cristian Ferrante al fianco di Bollini. Ferrante, infatti, ha sempre ricoperto il ruolo di allenatore in seconda o di preparatore dei portieri. Una vicenda singolare che in questa prima settimana ha creato ovviamente qualche problema nell'organizzazione interna. Difficile ipotizzare l'arrivo di un volto nuovo. La soluzione di ripiego, fatta in casa, porta Gianluca Angelicchio, attuale responsabile del recupero degli infortunati, che in passato ha ricoperto la figura del preparatore, sebbene sempre in categorie dilettantistiche. Emanuele Berardi, quanto conta una struttura sportiva o più strutture sportive a supporto della squadra? Quanto è importante allenarsi alla Rechi per la Salernitana, che non si allena mai e ci va a giocare soltanto? Ma no, ma è triste sentire una cosa del genere, perché una società, una città come Salerno deve avere un centro sportivo all'altezza della categoria che fa la Salernitana e del pubblico che è la Salernitana. E non si deve allenare su un campo sintetico oppure allo stadio, perché lo stadio serve solo per le partite, è giusto che servi solo per le quindi partite. Quindi no, è giusto che non ci si alleni nemmeno no, la seduta di rifinitura alla Rechi? Assolutamente no, cioè non esiste. Secondo me la società come la Salernitana deve avere un centro sportivo per la prima squadra, per il settore giovanile, non possono andare in giro. Il giocatore, il campo sportivo è il centro sportivo è fondamentale per il rendimento di un giocatore. Il giocatore deve avere la sua casa, è fondamentale. Io, se fossi un presidente di una società, la prima cosa che farei è il centro sportivo. A proposito di questo, un quartier generale, cioè, certo. Assolutamente. No, su questo è assolutamente insomma condivisibile. Io credo che forse però un allenamento alla Rechi per le distanze dovresti potertelo permettere. Però insomma, magari congelo questa cosa, perché nelle tante vite di Emanuele Berardi c'è anche quella attuale, che insomma è alto dirigente del CONI, si occupa anche di credito sportivo, e possiamo svelare, Berardi è venuto spesso a Salerno perché c'è stata, almeno non so se è ancora in corso, anzi magari ci puoi dare delle... In passato c'erano state delle richieste richieste da parte della Salernitana di per individuare dei terreni, un'area del terreni che però non sono stati ancora espropriati, e quindi tutto è rimasto... Io poi sono andato in un'altra regione, quindi adesso non so bene com'è andata la vicenda. Questo è quando ti occupavi della regione Campania? Sì, quando è stato, si parlava di questa vicenda, poi dopo non so com'è andata a finire, non so Ma parliamo sempre della serenità del Lotito e mezza Roma? Sì, sì, sì. No, no. Quindi quello che fa male però è che tu sei andato, stai facendo la tua carriera, la situazione campi a Salerno è rimasta... No, ma io da salernitano, cioè, mi dispiace la situazione, perché non è bello vedere una società come la Salernità, una città come Salerno, che non ha un centro sportivo suo. E quanto incide anche in termini di punti? Siamo pragmatici, Emanuele. Secondo te ha un'incidenza il fatto che una squadra sia costretta a peregrinare sui campi, forse anche qualche infortunio di troppo per i cambi di superficie? Può incidere anche poi sul cammino in campionato, nella stagione regolare?
Ma può incidere un po' tutto, possono essere anche delle scuse poi magari, capito? Però certo, io dico che comunque sia, il calciatore deve avere il suo quartier generale, la società deve avere il suo quartier generale, dove allena la prima squadra, la primavera, e se ci sono più campi anche tutto il settore giovanile, perché il settore giovanile è il futuro di una società. Assolutamente. Cioè, quindi non posso andare in giro oggi allenamento a non so, a Ponte Cagnano, domani a Bellizzi, dopodomani a Empoli. Cioè, io credo che si debba individuare un posto e fare un centro sportivo per un'organizzazione migliore. E, insomma, a dirlo è un prodotto, Emanuele Berardi, della nostra terra, che ha fatto, ha calcato campi importantissimi, ma dove è nato Berardi? È nato in un settore giovanile della Regina, che aveva dato grande spazio e grande importanza proprio al settore giovanile. Mi pare, mi dicevi, che voi avete vinto o sfiorato... No, noi abbiamo perso due finali scudetto. Due finali scudetto con la Lazio e col Torino. E con il Torino, che è una grande cantera di giovani. No, ma il settore giovanile della Regina ha lanciato tantissimi giocatori. Me, Cirillo, Perrotta, campione del mondo, Mesto, giocatore del Napoli, Lanna, difensore del Chievo, Peccarisi. Certo. Adesso ne dimentico qualcuno. Ce ne sono centinaia in Serie B, Viola... Ceravolo, Mistiroli, Barillà, ce ne sono tantissimi giocatori del settore giovanile. Adesso me ne dimentico tanto. Alle spalle c'è un centro sportivo che è uno dei migliori del sud, il Sant'Agata, dove ci sono cinque campi, c'è la foresteria. All'epoca eravamo 50 bambini che dormivamo là. Pensate. Dovremmo avere in collegamento, perché ci colleghiamo anche su Frosinone, Danilo Ferraioli, amico e collega di TG24Sport.it. Buonasera Danilo. Buonasera Eugenio, a te, a Emanuele e a tutti gli amici da casa. Danilo, te lo ricordi? Tu sei giovane, te lo ricordi Emanuele Berardi in porta? Come no, è una domanda retorica, nel senso, me lo ricordo sin dai, vabbè, dei tempi della Regina, nonostante sia giovane, poi insomma anche il famoso ritorno a Reggio in Lega Pro, insomma, grande carriera, quindi lo saluto con immenso piacere. Allora, dacci le ultimissime da Frosinone. Ti anticipo che Bollini, e lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori, Bollini dopodomani al Matusa giocherà col 4-3-3, però sta facendo anche le prove anti-Frosinone perché teme che Marino, un altro dei tanti allenatori di Emanuele Berardi all'Udinese, sulla panchina sociale, vero che parte col 4-4-2, ma starebbe pensando, e abbiamo bisogno delle tue ultimissime dalla terra sociara, starebbe pensando anche eventualmente a cambiare a partita in corso e spostare o allargare Dionisi e fare una sorta di 4-3-3. Che ci dici? Ti dico che partiamo dall'11, nel senso che ormai mister Marino ha sciolto tutte quante le riserve durante l'allenamento di questa mattina alla Città dello Sport di Ferentino, riconfermato insomma ciò che abbiamo detto nelle serate antecedenti, formazione tipo, i tre ballottaggi che c'erano insomma in corso sono stati vinti rispettivamente da Andrea Cocco in attacco, in mediana giocherà Alessandro Fara e per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro giocherà Antonio Mazzotta. 4-4-2 per il Frosinone, che poi come hai detto bene te è un 4-4-2 un po' atipico, perché si può trasformare sia in un 4-3-3, ossia Soddimo mezzala, Dionisi esterno d'attacco e Paganini altro esterno d'attacco in appoggio ad Andrea Cocco in questo caso, oppure così come è capitato specialmente nelle ultime giornate in cui il Frosinone è stato impegnato al Matusa, 4-2-3-1, ossia due mediani che sarebbero eventualmente sabato pomeriggio Frara e San Marco, tre calciatori dietro Cocco, ossia Paganini a destra, a sinistra Soddimo, Dionisi un po' arretrato rispetto a Cocco nel ruolo proprio di trequartista, cioè da fantasista per innescare insomma l'attaccante ex Pescara. Queste sono le tre variabili del 4-4-2 di Marino. Ma sono variabili che ha messo in pratica spesso o potrebbero cambiare a seconda proprio del fatto che ci sarà di fronte la Salernitana? Perché i tre dietro Cocco mi pare che non è una soluzione che ha impiegato spesso Marino a Frosinone, o sbaglio? Sulla carta non sono mai, cioè in questi, sia il 4-2-3-1 che soprattutto anche il 4-3-3 negli ultimi tempi non si è mai visto, però a gare in corso la squadra si trasforma, naturalmente dipende da come si evolve la partita, il risultato, ma io credo che
specialmente questa settimana, mister Pasquale Marino abbia provato anche queste due soluzioni tattiche, anche in vista insomma di una squadra che si andrà a schierare, come hai detto bene te, con un 4-3-3 classico, quindi da un punto di vista tattico semmai impostare la gara con un 4-3-3 a specchio, addirittura un 4-2-3-1 che ti consente di avere due calciatori insomma in mediana fissa e quattro calciatori di movimento insomma nella parte offensiva, può essere anche questa insomma una chiave di lettura. Naturalmente il calcio d'inizio e soprattutto la disposizione in campo delle squadre ci dirà molto di più. Ad ora, quantomeno sulla carta e quantomeno sulle probabili formazioni, sarà 4-4-2. Poi andremo a vedere come si comporteranno i calciatori in campo. Danilo, sei stato esaustivo. Ultima considerazione, anche vista la presenza di Emanuele Berardi, la squadra di Marino non è una squadra, è la seconda forza del campionato, non è una squadra che segna tantissimo ma che capitalizza, cioè incassa anche pochi gol del lotto delle squadre insomma di vertice. E il marchio di fabbrica di Marino è merito del portiere, c'è un'intesa con la retroguardia o cosa? Ne parlavamo anche gli altri giorni, nei giorni scorsi, proprio nella solidità difensiva. Ma io credo che il grande colpaccio in estate del Frosinone sia stato riconfermare in porta, seppur con un semplice prestito, Francesco Bardi, insomma, un calciatore che ha fatto l'Under 21 di proprietà dell'Inter, un calciatore che nonostante forse non abbia ancora sfondato, se così vogliamo dire, in massima serie, in Serie B fa la differenza. Mi viene in mente l'aspetta di La Spezia di sabato scorso, insomma nel secondo tempo ha fatto un grandissimo intervento su Cisotti, oppure la vittoria risicata di Avellino per 1-0 dove ha salvato in più di una semplice occasione la porta Ciociara. Lui è stato il grande acquisto e poi al centro della difesa insomma mister Marino ha rivalutato dopo qualche stagione forse in chiaro scuro Lorenzo Ariado, è tornato ad essere l'infant prodigio di casa Juventus di cui tutti quanti parlavano bene, sta trovando la sua dimensione a Frosinone e a fianco a lui vi è un altro di quelli che insomma la Serie B la conosce bene come Niccolò Brighenti, l'ex capitano del Vicenza. Questa nuova cerniera difensiva in casa Frosinone è del tutto nuova, insomma i due sono arrivati in estate, si completano a meraviglia, anche perché Brighenti insomma è un difensore centrale un po' atipico, può giocare anche da terzino e in coppia veramente stanno facendo bene, quindi questo bisogna darne atto specialmente a mister Pasquale Marino che ha provato questa difesa fin dall'estate, quindi c'è stato tanto lavoro dietro, tanti impegni. Va bene così Danilo, va bene così, abbiamo la campanella, è suonata la campanella, sei stato esaustivo, grazie, ci sentiamo domani per le probabili formazioni e la vigilia di Frosinone Salernitana. Grazie a Danilo Ferraioli di TG24Sport.it. Un saluto a voi, buon proseguimento. Emanuele, siamo in conclusione, sei d'accordo? Bardi, portiere di sicuro avvenire per il Frosinone, sì, con la Inter? Se ne parlava già qualche anno fa, che era un bravo portiere, poi è stato un po' di qualche annata un po' particolare, magari troppo presto in Serie A a Livorno, poi è andato, non so, credo fuori, abbia giocato... Sì, mi pare che abbia fatto... Sì, ha fatto due annate un po' così, però è un portiere che in Serie B può fare molto molto bene. Ti senti di fare un pronostico in Feyenoord, nell'Espagnol mi pare che sia andato. Sì, però non giocava. Non ha giocato, sì. Ti senti di fare un pronostico, Emanuele? No. Seconda forza del campionato, ma io spero che la Salernitana faccia più punti possibile da qua all'apertura del mercato, poi se c'è da sistemare qualcosa, la sistemiamo. Cosa c'è da sistemare, secondo te? Se abbiamo... A parte il centro sportivo. No, quello bisognerebbe farlo subito. No, ma a parte gli scherzi, ma per il bene della Salernitana, certo. Per il bene di Salerno. Cioè io... Per il bene dei bambini, di sono d'accordo. Cioè io credo che sia fondamentale anche per il settore giovanile. Assolutamente. Avere delle strutture. Sui rinforzi invece? No, sui rinforzi non lo sa, lo saprà il direttore, che voi qua a Salerno avete un bravissimo direttore, quindi... Che è Angelo Mariano Fabiano. Sì, è una persona che conosco e che stimo. Hai avuto pure lui? No, lui l'ho avuto contro, però. Vabbè, contro le... Però è una persona capace. Grazie ad Emanuele Berardi, grazie per la sua professionalità e disponibilità. Non hai risposto all'amico da casa su perché Buffon è il migliore di tutti. No, perché lo dice la storia. Grazie ancora, grazie a tutti i telespettatori e gli internauti che hanno interagito con noi. L'appuntamento con Zona Mista News domani sera puntuale alle 20.30 su TV Oggi Salerno. Solito, classico, tradizionale. Ciao. In collaborazione con...
Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.